L'amministrazione comunale di Cosenza, durante tutti i weekend del mese di gennaio, ha messo in campo una serie di iniziative volte a ridare centralità alla città dei Bruzzi e a sostenere le attività commerciali che in questo periodo praticano i saldi. Dal venerdì alla domenica, lungo tutta l'isola pedonale, cittadini e visitatori vengono accompagnati nei loro acquisti, oltre che dalla musica diffusa in tutto Corso Mazzini, anche da una serie di manifestazioni itineranti che stanno coinvolgendo piacevolmente grandi e piccini. È un'ottima iniziativa. Almeno la città è viva culturalmente, poi è bello poter comprare anche un piccolo oggetto con sottofondo musicale, no? La giornata è bella, quindi penso che farò molti acquisti con gli sconti e la musica. Secondo me è una cosa ottima, bellissimo. Vedere i negozi aperti anche di domenica è una cosa positiva, più bella, più divertente, anche portare bambini, farti una passeggiata la domenica, no? Sono cose positive. Ci potrebbe essere un maggiore consumo da parte dei clienti, sì, questo sì, perché magari vengono attratti, potrebbe, però non penso che incida molto. L'intrattenimento in città è bello a prescindere da tutto, che si vive la città in maniera più bella proprio. È piacevole. È positivo anche perché chi lavora almeno durante il fine settimana può dedicarsi agli acquisti. Sollecitare l'economia attraverso queste forme di incentivazione va bene. L'amministrazione comunale guidata dall'architetto Mario Chiuto punta con forza a far diventare Cosenza una città moderna e all'avanguardia, creando un vero e proprio centro commerciale naturale a sostegno della crescita dell'intero territorio. Le iniziative promosse stanno riscontrando molta soddisfazione nei commercianti che in questo momento di crisi che attanaglia l'intero paese vedono la città di Cosenza riconquistare quella centralità che ha sempre avuto rispetto al comprensorio provinciale e regionale. Anche a noi commercianti è piaciuta questa novità perché nel lavoro ci tiene anche compagnia, nell'affrontare meglio la giornata, e la gente si è accolta anche sul corso perché ha trovato questa novità, perché poi chiedeva, ne parlavamo anche insieme, e quindi l'acquisto era anche invogliato ad entrare nei negozi passeggiando e offrendo tutto questo alla città, che è una bella iniziativa. C'è tantissima gente fuori, ma ne entrano in realtà pochissime dentro. I primi giorni bene, c'era un buon afflusso, adesso invece stiamo andando pian piano calando. Veramente un'ottima scelta da parte del sindaco, sul corso si vede tantissima gente che è propensa anche a fare acquisti. Qualsiasi attività, qualsiasi cosa si crea sul corso porta gente, si lavora bene.